quanti fiori io porterò sulla sua tomba, quella bella tomba che io farò costruire per lei, tutta di marmo nero costosissima. Fai bene. Non, i cimiteri sono pieni di persone indispensabili, sono assolutamente convinto di questo, quindi è possibile che... Ma che bella idea che mi è venuta, che bella idea magnifica, a me se vengono così idee, mannaggia come vengono idee a me. Si potrebbe fare una bella tomba, ma grande, ma molto grande, un tombone per tutta la famiglia, ci andiamo tutto quanto dentro, tu puoi inaugurarlo quando vuoi, io do la precedenza. Grazie. Tu sei fratello, do la precedenza. Io ti ringrazio. Ma tu non ti devi interessare di te, tu penso tutto io, penso tutto io parlo con gli ingegneri, con l'architetto, con i muratori, vuoi vedere il progetto, no, io vedo il progetto. No, Ottone, aspetta un momento, Ottone. Che faccio vedere il progetto. Ma che progetto? È un progetto, guarda qua, è un progetto. Il signore di Arque fece costruire un gigantesco mausoleo per ospitare le spoglie di quella che lui chiamava, alla stregua degli antichi romani, la gens berlusconiana. A costruire la grande opera, uno dei più richiesti scultori del mondo, Pietro Cascella. Lui mi disse non farmi una cosa mortuaria, con le falci, le morti, i teschi, gli scheletri, tutto quell'armamentario cimiteriale. Catene, fregi, teste di animali. E questa folla? Cosa... Ah, questo lancioletti, puttini, carini, puttini. Puttini? Sì, perché ogni colonna mettiamo un puttino una colonna un puttino, e in mezzo una bella donna che rappresenta il dolore. No, il dolore. No, non c'entra. No, c'entra, si avvalgano le colonne, facciamo entrare. Uno entra qui e qui c'è questo fregio, vede questo fregio qui, con una catena così, ha questi ganci, che è la famiglia uno dietro l'altro. Così. Otto colonne, è un'esagerazione, questo è il foro traiano. Vabbè, ma l'importanza del monumento, è l'importanza. Qui c'è una scala che scende così, questo non è proprio quello che poi abbiamo seguito, è meglio. Questa qua cos'è? Uno, due, tre, quattro, sì, uno scalone. Cinque. Uno scalone porta sottoterra, la tomba del capo. Un bello scalone, 70 scalini, molto bello, 70? Sì, importante, se questo scalone in fondo che va a finire, hai capito? Ma che hai fatto il campidoglio? No, perché? Ma troppo, ma come uno va lì a piangere, col pianto in gola, uno si mette a fare 70 scalini. Ma scusa, a te che ti frega, tu li fai da morto, tu li fai da vivo. Hai capito? Perché io non sono morto, io sono vivo e devo salire da vivo, non da morto. No, i vivi aspettano giù, hai capito? No. E qui scende, c'è questo interno, e si accede lì. Qui si entra, si accende. Qui sono due bassorilievi, ce n'è uno solo e c'è una porta scorrevole di pietra che accede a un corridoio dove saranno le sepolture vere e proprie. Questi che sono? Archi. Archi? Archi di trionfo. E ma che hai fatto il Colosseo? Il trionfo della morte. Sotto passano le bare, capito? Importante. Mamma mia. E qui c'è una tomba più importante. E questo quadrato? Ah, sì, questa è la mia trovata, una piscina. La piscina? Piscina, sì. Nella cappella la piscina? Sì, ed è stato, fa caldo, uno sta lì, sta così, insomma, poi a un certo momento si sposa, fa un bagno, un tuffo, quindi una granita, riceve qualche amico. E allora bisogna mettere un piccolo bar. Va. Qui c'è una specie di corridoio di contro quel spazio, entro cui sono queste, i loculi, insomma, dove andranno a finire. Io sono piccolo, insomma, che posto posso occupare io? Ti pare? E se non ti arrabbiamo, faccio cremare, va bene, un bel vasetto di crema. Non puoi, un peccatore. In una stanza accanto, i loculi per chi l'ha accompagnato nell'avventura terrena. Tu sei cattolico, non ti puoi far cremare. Va bene, allora tu dici che mi metterò da piedi, che devo fare? Ma scusa. Ma questo lo fa uno che se ne intende, io ho fatto lo scultore, non faccio il becchino. E questa fossa intorno, che cos'è? Ah, questa è un'altra trovata mia, carina, ma te la spiego. È il muro del pianto, il muro del pianto. Ma dove stiamo? A Gerusalemme? Ma scusa, che devi piangere, dove piangi? Vicino all'alto, vieni alla guardia e dici ma piange, inginocchiati, in un posticino, davanti alla cappella. Ma che è? Sarebbe il muro. No, qui non funziona. Vogliamo fare una passeggiata per vedere un'opera del più grande scultore italiano. Ah, grazie. Vale la pena che lo vedano? No, è bella. Dica che credo, che è una cosa, tanto per fare due fancy, no? Так, когда едешь, что
con la luce. E giù con la luce. E quindi coperte dal segreto di Stato.